città del Messico. Ancora oggi l'immagine della Madonna di Guadalupe sorprende il mondo per i suoi enigmi. Misteriosamente comparsa sul mantello di un indio cicimeca, è chiamata affettuosamente la Morenita per via dei tratti del viso che appaiono meticci. Da circa 500 anni, Guadalupe è un simbolo per i credenti dell'America Latina. La tradizione religiosa narra che 10 anni dopo la conquista della capitale azteca, in seguito chiamata Città del Messico, all'alba del 9 dicembre 1531, l'indio Juan Diego si stava dirigendo a Tlatelolco. Passando sul monte Tepeyac, viene attratto da un armonioso canto di uccelli che proviene dalla sommità, dove il sole sta sorgendo. L'indio si dirige verso la cima del colle, sente una voce chiamarlo dolcemente e vede una fanciulla in piedi, circondata di luce, che gli parla, esprimendosi con la lingua colta degli aztechi, il Nahuatl.